L'ora esatta è offerta da Lombardi Lampadari, presenta l'innovativo cielo stellato. È un'ottima proposta sia da un punto di vista di design che da un punto di vista di illuminazione, poi cambia colore, quindi è molto, è molto interessante per vari locali della casa. Direi che è perfetto sia per delle camere di ragazzi ma anche per un corridoio, una, magari con un controsoffitto in cartongesso, può essere anche questo un bel elemento in un ingresso, cioè molto piacevole. Brevettato e realizzato da Lombardi Lampadari Buongiorno, benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Apriamo con la cronaca, un brutto incidente stradale, lo sapete, due uomini della provincia di Vercelli sono le vittime di un incidente avvenuto ieri mattina nei pressi del casello dell'autostrada A26 La Voltre Sempione. Grave anche la moglie del conducente deceduto sulla Hyundai e in prognosi riservata all'ospedale di Alessandria. Tra le cause dell'incidente, il vaglio della Polizia Stradale, non viene esclusa quella di un malore improvviso. Ma ce ne parla Franco Capone. Un colpo di sonno, una delle cause ora al vaglio della Polizia Stradale di Alessandria di Casale che ha provocato il violento tamponamento avvenuto ieri mattina... Lungo l'autostrada A26, Genova Volti, Gravellonato, nel tratto tra l'ingresso e l'uscita del Casello di Casale monferrato Sud ed il Bivio con la 21 Le vittime sono i conducenti delle due auto coinvolte, una Hyundai e una Citroën che viaggiavano in direzione di Alessandria. L'impatto è stato violento. Alla guida dell'auto tamponata Mario Bruno, 66 anni, con accanto la moglie di 58 anni residenti nella zona del Vercellese. L'uomo è morto sul colpo, mentre la moglie, che ha riportato ferite gravissime, è attualmente ricoverata in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale civile di Alessandria. Alla guida della Citroen era invece Massimo Bernardi, 50 anni, che per motivi di lavoro era diretto a Genova. Bernardi è deceduto poco prima che arrivasse il personale medico-infermieristico del 118 di Alessandria. Lo scenario che si è presentato agli occhi dei soccorritori è stato agghiacciante. I corpi delle due vittime erano straziati dalle lamiere contorte delle due autovetture. Per consentire l'arrivo sul posto dell'incidente, la Polizia stradale, vigili del fuoco e personale dell'autostrada hanno dovuto chiudere un tratto della A26. Intanto, in merito all'incidente che si è verificato mercoledì pomeriggio all'ingresso della galleria che si trova tra Monte Chiaro d'Acqua e Spigno Monferrato, dove ha perso la vita il pensionato Franco... Omelio di 73 anni, figura molto conosciuta e stimata da Qui Terme dove abitava, la magistratura non ha ancora concesso il non nulla osta per i funerali. Un diabetico di 59 anni che morì un paio di anni fa, nel settembre, all'ospedale di Alessandria. Eh, quattro medici per questo motivo sono inquisiti per concorso in omicidio colposo, ma il GUP, prima di pronunciarsi, ascolterà un perito. Ce ne parla Emma Camay. Sarà un perito a dire, udienza al 24 settembre, se si poteva salvare Pietro Tinto, un paziente diabetico di 59 anni, morto il 28 settembre 2013 all'ospedale di Alessandria per grave scompenso cardiaco per l'accusa non rilevato tempestivamente. Per rispondere di quel decesso, la Procura a suo tempo ha chiesto il rinvio a giudizio per concorso in omicidio colposo di quattro medici del Santi Antonio e Biagio. Sono i Francesco Malvicini. Paolo Maresca e Marcella Balbo di Alessandria, Quattrascrivio e Torino non avrebbero valutato con adeguata attenzione segni e sintomi indicativi di uno scompenso cardiaco acuto in atto fin dall'alba del 27 settembre, mentre avrebbero dovuto far eseguire una ecocardiografia e trasferire tinto in cardiologia per poter affrontare adeguatamente la patologia. Secondo i difensori dei medici Monte Mario Boccassi, il quadro clinico del paziente invece era così compromesso da non poter scongiurare la sua morte. La parola ora passa al perito. adesso parliamo di No Terzo Valico, ovvero il movimento ha scoperto che il terreno su cui sorge il presidio No Terzo Valico di Redimero ha cambiato proprietà, adesso risulta essere del demanio. Ma ci racconta tutto, Enrico Maria. Oh no! Brutto colpo per chi si oppone al terzo valico. Informa il sito web dei contrari all'opera che si è scoperto che il terreno su cui sorge il presidio Notav terzo valico di Radimero ha cambiato di proprietà. Il testatario afferma il movimento risulta essere il demanio. Dopo ulteriori verifiche il movimento dice di aver scoperto che essendo i proprietari irreperibili e ormai deceduti e non essendosi svolta nessuna pratica di successione, lo Stato si sarebbe avvalso di un articolo del codice civile che in mancanza delle pratiche di eredità vede il bene passare nelle mani del demanio. Il movimento ora immagina che il terreno verrà ceduto a Kochiv e che successivamente l'area sarà ricintata. Area dove dovrebbe essere portata la talpa per lo scavo del tunnel. Il movimento, comunque, non intende retrocedere, e sul web sottolinea testualmente di diffidare Kochiv dal tentare una qualsiasi opera di recinzione. Ed intanto l'amministratore delegato di RFI Maurizio Gentile durante un incontro tematico sulla mobilità ha affrontato due argomenti, il terzo valico e Novi Ligure. Durante il convegno è emesso come si stia riflettendo sull'ipotesi di velocità di collegamento tra Torino e Genova, idea che immediatamente si ricollega al terzo valico ed al ruolo di Novi. Le parole di Gentile sono state apprezzate da Palazzo Pallavicini perché danno importanza allo scalo di San Bovo. L'amministrazione vede due richieste come prioritarie, l'eliminazione dello Shant, il tratto di linea ferrata tra Novi e Pozzolo lungo 7 km e il conseguente rilancio dello scalo di Novi-San Bovo. Questa variazione del tracciato per la Giunta consente un risparmio di risorse economiche pubbliche, permette di salvaguardare la parte del territorio a nord di Novi e garantisce il mantenimento delle potenzialità dello scalo. In questo modo San Bovo potrebbe ricoprire il ruolo di banchina asciutta per lo scambio ferro-ferro del traffico containerizzato di Matrice Portuale con l'obiettivo di una gestione re inoltre a destinazione delle merci. Inoltre non verrà a creare situazioni di conflitto né con la piattaforma logistica di Alessandria in direzione Torino, né con i retroporti di Rivalta Scrivia in direzione Milano. Sulla base di queste osservazioni, il sindaco Rocchino Muliere afferma che per il comune diventa urgente una rapida e chiara presa di posizione da parte di RFI sul futuro dello scalo di sua proprietà, al fine del superamento dell'attuale situazione di inutilizzo. Ed è stata presentata nel salone della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, la mostra Orafa, che sarà visitabile dal 12 giugno fino al 2 agosto. Sentiamo comunque al microfono di Franco Capone, il presidente della Fondazione CRAL Pierangelo Taverna. Dal prossimo 12 giugno al 2 agosto l'oro di Valenza tornerà a splendere in una mostra legata all'Expo di Milano che sarà allestita nella stupenda Villa Scalcabarozzi di Valenza. Si tratta di gioielli d'artista che consente di conoscere, oltre ai preziosi, la storia dell'Orificeria con la ricostruzione di un laboratorio orofo dei primi del Novecento e alcune delle migliori creazioni degli artigiani valenzani. La mostra, organizzata dal comune di Valenza in stretta collaborazione con la Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria, è stata presentata nella sede del Salone della Fondazione di Piazza Libertà, alla presenza del presidente Pierangelo Taverna, del sindaco della città dell'oro e organizzatori. Presidente Taverna, l'Oro Valenciano, gli Orafi Valenziano sono di nuovo alla ribalta con una mostra molto interessante come quella che aprirà il 12 giugno e che ha un promotore oltre alla Fondazione Casa di Spagna di Alessandria in Scarpi. No, diciamo che la gioielleria valenzana, il distretto della gioielleria valenzana è alla ribalta e abbiamo ritenuto che in questo momento che si accompagna con l'Expo 2015, si potranno vedere nei tre piani di questa, di questa villa all'interrato diciamo, la ricostruzione di un laboratorio orafo tradizionale, quelli che hanno fatto veramente la fortuna nel mondo di Valenza, al piano terreno la collezione del, dei gioielli Damiani che è già stata presentata a suo tempo a Palazzo Pitti ma che va a coronare e a celebrare il 90 ⁇ della Maison e al primo piano, qua con eh, la collaborazione, devo dire convinta, di Vittorio Sgarbi che ho eh, contattato personalmente questa rassegna di eh, gioielli eh, d'artista. Sono circa 40 gioielli provenienti dall'Italia e dall'estero, dei più eh, grandi eh, artisti. Eh, del mondo, da Marrei a Fontana, ma non voglio citarli tutti perché non sarei in grado a memoria di farlo, ma ci sono veramente pezzi molto molto importanti eh, sulla cui qualità non abbiamo dubbi visto che insomma, il curatore è Vittorio Sgarbi che sarà presente all'inaugurazione. E adesso nei 3 minuti con parleremo dei giovani e del loro inserimento nel mondo del lavoro perché Maurizio Silvestri è andato a Serravalle Scrivia dove è diventata operativa una realtà che aiuta le nuove generazioni a trovare la propria strada. Sentiamo. Allora, oggi sono contento di essere qua a Serravalle perché dopo sempre tante brutte notizie, oggi si parla di una notizia molto ma molto importante, soprattutto rivolta ai giovani, perché con questi tre minuti li dedichiamo proprio ai giovani. Venite un po' a scoprire questa nuova iniziativa che è stata fatta qui in una scuola di Serravalle. Seguimi, vieni Fabrizio. Allora, permesso, buongiorno. Io sono qua al CNOSFAP che si trova qui a Serravalle e ho diciamo due insegnanti, buongiorno a voi, lei è? Buongiorno Teti Valeria e Garbarino Giovanna. Allora, hanno avuto un'iniziativa questa scuola qua, diciamo, eh, aiuta i ragazzi a entrare nel mondo del lavoro. Ce l'ho spiegate un po' come funziona. Il CNOSFAP ha sempre avuto uno sportello orientativo dove le persone potevano rivolgersi gratuitamente per avere una consulenza sulla scelta formativa e, e su tutto quello che riguarda la ricerca attiva del lavoro, quindi aiuto per la stesura del curriculum, lettera di accompagnamento, simulazione di colloqui, bilanci sulle proprie competenze. Però visto il momento particolarmente difficile per i giovani ad inserirsi nel mondo del lavoro, si è pensato di creare proprio un servizio che si chiama SAL, che è la sigla che sta per servizi al lavoro, e proprio per cercare di aiutare i nostri allievi nel momento dell'uscita. In particolare eh, quest'anno è stato proprio deciso che in tutti i CNOS su tutto il territorio nazionale si dedicasse una giornata, il famoso Sal Day che vediamo nella, nella locandina. Ai servizi al lavoro, noi come centro di Serravalle abbiamo scelto di far venire dei responsabili dei negozi outlet, imprenditori, professionisti della zona, il vice sindaco di Serravalle e tutti hanno offerto la, la loro testimonianza. Ecco, come viene accolto dai giovani il mondo del lavoro? Hanno paura oppure sono contenti e felici di entrare dentro hanno questo lavoro? decisamente paura, eh, non sanno quali passi fare e dove dove andare a chiedere cosa fare eh, un po sono spaventati dalle notizie mediatiche che si mm. sentono c'è crisi non c'è lavoro quindi questa cosa pesa molto sui giovani quindi intanto bisogna fare sì che loro credano in se stessi e fargli capire che non, è vero il periodo non è dei migliori però bisogna comunque fare qualcosa tutto questo è fatto e bisogna dirlo in modo gratuito quindi è una cosa molto importante e in più mi dice che avete a disposizione, soprattutto voi giovani, uno sportello per andare a chiedere come funziona questo, vero? Sì, lo sportello, come diceva sì. prima, è in forma gratuita, noi offriamo il nostro tempo per la collega. Per... Fare un curriculum per mm. eh, cercare di capire quali sono i punti di forza, i punti di debolezza del ragazzo e anche dove andare a concentrare le proprie energie nella ricerca attiva del lavoro. Io eh, mi occupo invece delle, della parte legata alle imprese, quindi raccolgo eh, le ricerche, le, le richieste, scusate, di, delle aziende e cerchiamo poi di fare un lavoro Incrociamo combinato. Due cose. Eh, cioè, è un lavoro proprio di collaborazione, questo. questo. Esatto, esatto, sì, assolutamente. assolutamente. Come sì. vedete, che ogni tanto le buone notizie ci sono, le buone scuole ci sono. Grazie ancora, grazie per la grazie. vostra partecipazione. Con voi ci vediamo ai prossimi tre minuti. Grazie. E sono stati più di 250 gli alunni accompagnati da insegnanti e genitori che hanno affollato il parco ACOS di Novi Ligure in occasione della premiazione di un concorso che aveva lo scopo di sensibilizzarli sul bene prezioso che è l'acqua. Nel servizio di Enrico Maria sentiremo le voci dei piccoli protagonisti. Sono stati 22 i lavori pervenuti al concorso promosso dal Lato 6 per l'anno scolastico 2014-15 intitolato L'acqua è di miei sensi, vedo, assaggio, ascolto, tocco, sento l'acqua. Rivolta alle classi quarte delle scuole primarie presenti nei comuni del territorio di competenza del Lato 6 stesso, l'iniziativa ha riscosso molto successo. Lo scopo è stato quello di promuovere l'attività didattica con l'intento di favorire e incoraggiare la sensibilizzazione dei giovani alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio idrico, impegnandosi in un lavoro di sinergia con scuole, territorio, enti ed istituzioni sulla tematica dell'acqua. L'impegno degli studenti è stato premiato con materiale formativo, tempere, pennelli, fogli, astucci, gomme, matite e lavagne magnetiche. Qual è stato il vostro lavoro? Eh, il nostro lavoro è stato di fare dei disegni, diciamo, dei lavori per spiegare quanto l'acqua sia importante. Però che non bisogna prenderla dalle bottiglie, che si può usare anche quella del rubinetto, perché viene ogni giorno dall'acquedotto e l'acquedotto è molto curato. È stato bello perché l'acqua è una cosa naturale importante. e importante. Colorare e aiutare le persone a capire che bisogna usare l'acqua del rubinetto e non quella della bottiglia perché inquina quella della bottiglia. L'acqua è molto importante ed è infatti, come dice anche nella canzone, è fonte di vita perché senza acqua non si può vivere lavorare con degli amici che magari non, 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 non ci hai lavorato anche lavorare in gruppo è stato molto bello Loro poi magari ti immagini di fare un lavoro non tanto bello poi invece viene fuori una cosa molto bella Grazie a tutti di essere... Grazie mille. Parliamo ora di agricoltura e dell'assistenza tecnica che molte volte è necessaria in questo settore e che viene applicata in vari ambiti. Vediamo nel servizio. Da circa 20 anni il CIPATI di Alessandria sta portando avanti un progetto di assistenza tecnica agronomica destinato ad essere sempre più sviluppato attraverso l'avvio del prossimo PSR che prevede tra l'altro sia misure di contributo per la lotta integrata e biologica sia misure per la consulenza. Sul territorio esistono alcune realtà molto particolari come ad esempio nell'azienda agricola di Zanotti Antonio a San Giuliano Vecchio che coltiva cereali e orticoli industriali dove il figlio Luca sta sperimentando la coltivazione di orticole intensive, peperoni, melanzane zucchine con una tecnica di coltivazione conservativa e integrata, puntando sul ripristino dell'agroecosistema nel suo complesso e sulla biodiversità in genere. Paolo Barbieri, qual è il progetto del CIPAT in generale? Il CIPAT si occupa da anni di assistenza tecnica, di assistenza tecnica agronomica e con l'avvento del nuovo PSR, sfruttando quello che sono. I contributi per, sia per la consulenza che i contributi per le eh, coltivazioni agroambientali, eh, intende migliorare e strutturare ancora più sistematicamente il, lo staff che si occupa di assistenza tecnica agronomica, sia per la parte cioè puramente agronomica, quindi la coltivazione e l'assistenza alle coltivazioni, sia per le valutazioni economiche di questa. Assistenza agronomica, chi se ne occupa? È stato formato uno staff di tecnici, sono agronomi per i e agrotecnici che sono specializzati proprio su un settore di competenza piuttosto che su un'area geografica e abbiamo composto una squadra di tre tecnici sul vitivinicolo, poi c'è un tecnico per l'ortofrutta, un tecnico per le culture cerealicole. Sono chiaramente quelli più consistenti, sono quelli del settore vitivinicolo e, e, e corilicolo perché è principalmente la cultura più diffusa sul territorio. Stiamo specializzando anche un tecnico per le coltivazioni biologiche. In linea di massima come si svolge questa assistenza al tutto? Bene, vengono i tecnici in base ad accordi presi con, con le aziende, si recano presso l'azienda per seguirla con delle cadenze di tempo che vengono concordate con, con l'azienda stessa in funzione delle esigenze. La, la fase importante è poi il proseguo nel, nel, nella post visita, nel senso che viene redatto un report che viene consegnato un po' come la ricetta del dottore, quindi con le indicazioni da seguire fino alla fase successiva di visita. Partirà questo primo giugno anche sulla nostra emittente uno spot solidale che ha lo scopo di aiutare il progetto Casa Amica della Fondazione Uspidalet Onlus di Alessandria, su cui questo sodalizio ha già investito 175 mila euro. Ora si passa ad una seconda fase, come sentiremo tra poco nel servizio, ma servono altri fondi. Ce ne parla Alessandra della Camera. Anche l'Etere si mobilita per sostenere l'attività della Fondazione Uspidalet. Televisioni e radio nazionali e locali hanno infatti stretto la mano ai volontari del Sodalizio Alessandrino e manderanno in onda dal 1 al 14 giugno uno spot solidale. Donando 2 euro attraverso un sms da inviare al numero telefonico 45508 si aiuterà il progetto Casa Amica, realtà nata per aiutare le persone con disabilità motorie grazie alla realizzazione di un vero e proprio appartamento domotico costruito all'interno del centro di riabilitazione Borsalino. Ora si sta per partire con il secondo step. Lo scopo è quello di rendere questo spazio a misura anche di persone con disabilità cognitive. Serve però un ricercatore che segua quotidianamente chi transita nella casa amica e faccia da collegamento con coloro che mettono a punto e adattano il software utilizzato nel progetto. Il filmato durerà 30 secondi e oltre ai pazienti della struttura ospedaliera avrà come testimonial Alba Parietti, che si è prestata gratuitamente per questa finalità. È sua la voce dello spot e suo l'invito a sostenere Casa Amica. Andrà in onda sulle reti Mediaset, su Sky, La 7, Telesiti, TeleNovara e su numerose altre emittenti. Non è stato facile realizzare questo spot, ha affermato Alla Cucernova, presidente della Fondazione Ospidale Tonlus, nato grazie ad un'intuizione di Silvia Figini, docente dell'Università di Pavia. Oltre alla disponibilità di Alba Parietti, abbiamo trovato in Gian Maurizio Foderaro di Radio Rai l'altro prezioso aiuto per gli spot radiofonici. L'appello è quindi di donare attraverso il numero 45508 per dare vita alla seconda fase di questa lodevole iniziativa. Siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale, tra pochissimo dopo la sigla ci sarà lo sport, parleremo di calcio, dei grigi in particolare, sarà reso noto nei prossimi giorni il nome del futuro allenatore dell'Alessandria, ce ne parlerà Franco Capone, poi come sempre le previsioni del tempo e le notizie utili. Grazie dell'attenzione, arrivederci alle prossime edizioni.